Intanto io saluto Gabriele Galletta, analista indipendente, CEO e senior analyst presso Investimento Custodito. Gabriele, grazie per essere con noi, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Peraltro molto molto seguito su Instagram, sul suo profilo Instagram, dove peraltro Gabriele ti do subito la parola su questo, così proseguiamo nel ragionamento che stavo facendo io in apertura di blocco, dove tu proprio dedichi tantissimo tempo all'educazione finanziaria attraverso grafiche molto visivamente immediate, linguaggio semplice, insomma cerchi di approfondire concetti che a volte sembrano scontati ma che non lo sono. E così infatti sei molto seguito, a dimostrazione del fatto che è un argomento che si vorrebbe conoscere di più. Lo confermi? Sì, assolutamente. Quello che non so se mi sentite bene. Certo, ti sentiamo benissimo. Sì, ti confermo quanto dicevi prima. È un argomento che ormai un po' di anni fa era praticamente Instagram era completamente dedicato ad altro, non certamente alla finanza personale, all'approfondimento del mondo degli investimenti e della finanza in senso generale. Invece oggi sono nate molte più pagine. La mia è stata una delle prime sulle quali abbiamo potuto per l'appunto fare lunghi approfondimenti sulla finanza personale, partendo certe volte a concetti di base, mostrando quindi, facendo luce su quelli che sono i concetti di base dell'investimento della finanza e altre volte anche presentando alcune anche analisi semplici, analisi spot che facevamo, che faccio io per conto della mia società, in modo quanto più possibile semplice, anche perché diciamo è vero che su Instagram il popolo, l'audience è soprattutto un audience giovane, ma è anche vero che troviamo molto spesso ragazzi acculturati, ragazzi che hanno passione, ragazzi anche che hanno studiato, quindi persone che approfondiscono con passione anche alcuni temi tecnici della finanza stessa e degli investimenti. Quindi a noi piace fare un po' un mix nell'ambito della nostra educazione finanziaria, sia post basilari, sia anche post un po' più tecnici, dove portiamo avanti anche analisi un po' più Beh, complesse. certo, giusto, giusto. Bisogna rivolgersi a tutti, però questo tutti presuppone anche che ci si rivolga a persone che magari il grafico non lo sanno leggere, no? Assolutamente, assolutamente. Infatti, i post che hanno, diciamo, quando parliamo di argomenti più basilari, i post che hanno una maggiore copertura sono quelli proprio basilari, come iniziare ad investire, come iniziare a fare un pack, come iniziare, quale strumento scegliere. La domanda più comune è quale broker scelgo per i miei investimenti. Ecco. Sono piccoli topic di finanza personale che ci permettono di, per l'appunto, di ampliare questo discorso quanto più possibile, anche perché mese scorso sono usciti i dati sulla nostra cultura finanziaria, siamo, se non ricordo male, o penultimo o terzultimi nell'Unione Europea, quindi è Eh un sì. vulnus che dobbiamo presto risolvere, quindi il mese dell'educazione finanziaria è fatto proprio per questo. Guarda Gabriele, peraltro, insomma, appunto, vi invito a, come si fa sempre ormai, a collegarvi anche con Gabriele su Instagram, anche con il nostro account Le Fonti e anche col mio se volete, così ci colleghiamo tutti. Per esempio, l'ultimo post che Gabriele ha messo è: ogni euro che investi oggi è un euro in meno per cui dovrai lavorare domani, che poi non l'avevo ancora visto e io ho iniziato proprio questa trasmissione dicendo che avremmo parlato di investimenti e che peraltro l'investimento riguarda tutti, non solo chi ha a disposizione un grosso capitale, insomma, appunto da investire. E la cosa carina per far capire ancora di più, insomma, l'immediatezza con cui arrivano queste informazioni, ed è bello che sia così, Gabriele mette anche il tempo che ci vuole per leggere il post, giusto quello che ha fatto. Lo fai anche per, come dire, per far vedere che non ci vuole molto tempo per comprendere le basi, no, della finanza. Certo, diciamo che accanto ai post un po' più complessi, nelle analisi un po' più lunghe, dove mettiamo ad esempio reading time 1 minuto e 10 o 50 secondi, esistono questi post, come dicevi tu, molto più immediati, molto più ad impatto, dove in 19 secondi già capisci qual è la forza del risparmio, dell'accumulo, soprattutto dell'investimento e della capitalizzazione composta. Perché come dicevi tu, alcune volte si pensa erroneamente che investire si debbano investire soltanto determinati quantitativi di capitale, se non si arriva a un X di patrimonio non si possono costruire percorsi di investimento forti e che possano rendere nel tempo. Però attraverso questi post proviamo sempre a dire, guardate che anche se iniziate con 100 euro al mese, 200 euro al mese, 400 euro al mese, nel lunghissimo periodo riuscirete a costruire capitali importanti. E il post di oggi era proprio dedicato a questo. Certo. Un euro
che investi oggi è 1 euro per cui lavorerai di meno domani. È un po' come la quercia piantata di Warren Buffett, per cui se oggi qualcuno sta all'ombra è perché ieri qualcuno Ah, ha certo. Ecco, fondato un giardino. però è vero, confermi o te lo chiedo più che confermi, perché poi, sai, sono sempre considerazioni che lasciano il tempo che trovano. Certo, a volte il fatto di non investire dei soldi, è dettato dalla paura, no? Magari se non si ha a disposizione un grosso capitale, dire no, vabbè, ma io non lo investo, me lo tengo, perché naturalmente si pensa ad avere una certa liquidità che ci possa poi aiutare a far fronte alle cosiddette emergenze, fermo restando che insomma, tu insegni che certo bisogna sempre prevedere una buona parte di liquidità proprio per questo, no? Però, quindi, paura di investire i nostri soldi, ma è vero che a volte non si investono i soldi proprio perché non c'è una conoscenza di base, quindi torniamo al tema dell'educazione finanziaria, che ci faccia capire quanto sia utile veramente e quanti rischi anche in meno rispetto a quelli che mettiamo in conto ci siano dietro un investimento. Quindi, cioè, magari Assolutamente, conoscendo di più, investiremo anche di più. assolutamente. La paura molto spesso di investire deriva dall'ignoranza, ignoranza che non è un elemento negativo, tutti siamo ignoranti all'inizio, l'ignoranza di come funziona il mercato finanziario e di quali sono effettivamente i rischi che portano molto spesso l'italiano medio ad assumersi enormi rischi su investimenti che considerava invece sicuri. Basti pensare ai casi delle obbligazioni subordinate, delle azioni bancarie o parabancarie, fino a considerare invece molto rischiose altre forme di investimento. È sempre lì il discorso che dicevi bene tu, è necessario avere una profonda conoscenza per gestire bene il rischio, da cui deriva la paura di perdere soldi. Però bisogna anche capire che cos'è il rischio, perché come dico sempre sui canali social, la volatilità, quel su e giù che vediamo ogni giorno, che ci spaventa, non è il rischio. Quella è una caratteristica del mercato perché il mercato è aperto tutti i giorni fondamentalmente, ma il rischio è un altro, il rischio è effettivamente investire oggi e trovarsi con meno soldi domani, e quello è il rischio che Esatto, dobbiamo. cioè fare investimenti sbagliati, guarda, dicendolo proprio in modo molto molto basico. Allora, a questo proposito, collegamento che non è neanche cioè, troppo lontano da discorsi che stavamo facendo, Gabriele, riguarda proprio un ideale portafoglio di investimento, no? Perché poi anche qui alla base di, fermo restando che i portafogli di investimento sono assolutamente personali, quindi bisogna rivolgersi a un consulente finanziario, a chi si occupa proprio di questo. Insomma, il fai da te è sempre un po' nocivo, Gabriele. Sì, diciamo che da te è abbastanza nocivo anche perché più è importante sempre avere una guida, come dico spesso, emotiva e psicologica nel percorso degli investimenti, perché sono soprattutto i bias cognitivi che ci portano lontano dai nostri obiettivi. Quindi il consulente in primis ci dà quella guida psicologica ed emotiva che ci permette di fare meno errori possibili. Ok, ecco, così è spuntato anche l'argomento a cui voglio arrivare con te, cioè parliamo di obbligazioni oggi, e ci chiediamo se investire oggi appunto convenga ancora. Perché allora parliamo di portafogli di investimento, cosa inserire in un portafoglio di investimento? Quando diciamo ideale, come detto, non è, cioè, poi ciascuno lo rende personalizzato, però ci sono degli asset che, come dire, vanno in qualche modo considerati quando si pensa a un portafoglio di investimento. Banalmente mi viene da dire, Gabriele, quando si parla dell'oro è il classico bene rifugio, allora un piccolo pezzettino di oro mettiamocelo nel portafoglio, no? Che ci può aiutare magari quando il mercato crolla, quando c'è una causa, il famoso cigno nero che va a sballare tutto ciò che... Ecco, questo lo sappiamo. Quindi ti chiedo conferma di questo, che ci sono degli asset che comunque vanno considerati a prescindere, e poi ti chiederei di raccontarci un po' di più rispetto alle obbligazioni, perché c'è un po' una leggenda metropolitana che fa stare lontano al giorno d'oggi dalle obbligazioni. Perciò consideriamo tutto quanto, ribadiamo anche cosa sono le obbligazioni e raccontiamo un po' quanto serva oggi e quanto convenga oggi investire in obbligazioni. Allora, le obbligazioni sono degli strumenti finanziari che, partendo dalla loro semplicità, di titoli che permettono il pagamento, l'incasso di interessi predeterminati e il rimborso del capitale a scadenza, quindi sono titoli, diciamo, più sicuri delle classiche azioni. Il mondo obbligazionario è un mondo molto, molto vasto.
Questo è quello che io molto spesso sottolineo sui miei canali social quando devo trattare il tema del problema centrale, del mantra, della leggenda metropolitana, come dicevi precedentemente, secondo cui oggi investire in obbligazioni è scarsamente conveniente perché i tassi sono a zero, quindi non ci si guadagna niente e quindi un aumento dei tassi di interesse potrebbe impattare negativamente sul prezzo. Anche perché vale sempre il principio che se i tassi di interesse crescono, le obbligazioni che io ho in mano valgono meno perché in giro si trovano obbligazioni a tassi di interesse maggiori. Il problema è che le obbligazioni, come dicevo prima, sono un vastissimo campo di investimento. Non esistono solo quelle a tasso fisso come i titoli di Stato. I titoli di Stato sono una forma semplice, la primordiale forma di obbligazioni, ma accanto a questo noi abbiamo obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni indicizzate dall'inflazione, obbligazioni societarie, obbligazioni convertibili, obbligazioni fallen angel, obbligazioni Calable. Esistono una grandissima varietà di obbligazioni che fanno sì che lo strumento obbligazionario, a differenza dello strumento azionario, è uno strumento che può essere utilizzato, è lo strumento principale per costruire portafogli che siano performanti in ogni contesto macroeconomico, che è un po' poi la strategia di investimento che noi cerchiamo di portare avanti. Quindi è correttissimo l'approccio secondo cui attenzione a costruire oggi portafogli obbligazioni, portafogli di investimento solo ad esempio in titoli di Stato, perché la probabilità che i tassi di interesse crescano è sicuramente maggiore della probabilità che continuino a decrescere. Certo. Semplicemente questo. Beh, però Gabriele, regola numero uno, visto che stiamo dando anche, come dire, le basi di quella che è in modo ampio considerata l'educazione finanziaria, diversificazione. Cioè tu hai detto giustamente, è ovvio che investire solo in obbligazioni non fa bene, ma neanche investire solo in altro, no? Fa bene. Quindi questa è una regola che vale per tutti gli asset di riferimento. Assolutamente, i portafogli devono essere ben bilanciati e ben diversificati. Cioè, il primario asset su cui si dovrebbe costruire un asset allocation e un profilo di rischio, diciamo, anche moderato per il medio-lungo periodo sono ovviamente le azioni, perché è dalle azioni che deriva il rendimento del portafoglio. Ma a fianco a questo, poi il portafoglio si deve ottimizzare per capacità di sopportare, io penso, per capacità di sopportare le perdite e quindi tenere dentro anche obbligazioni. Oro, come dicevi tu precedentemente, una buona fetta di liquidità per le evenienze. Focalizzare troppo il portafoglio su uno specifico asset o sull'asset del momento su cui esiste molta euforia è un grandissimo errore di investimento, sia che esso siano le azioni, sia che esso siano le criptovalute, visto che oggi vanno tantissimo, o altri asset del Tu momento ce li con cui metti, si. pensa alle cripto quando pensi a un portafoglio? Sai che te lo stavo chiedendo proprio perché ne abbiamo parlato diffusamente prima. Le consideri ormai tra i vari asset da mettere in portafoglio? Allora, le criptovalute ormai sono diventate un asset finanziario da considerare in un asset allocation. Abbiamo fatto diversi backtest all'interno della mia società, abbiamo analizzato a fondo la loro utilità. Non li consideriamo ancora come alcuni fanno, come una valuta alternativa, perché ancora crediamo che non abbiano quelle caratteristiche. Però le criptovalute, soprattutto il Bitcoin, stante alcune caratteristiche, si potrebbero ergere a asset alternativo di rifugio a loro. Quindi la loro limitatezza le potrebbe far diventare sostanzialmente un asset rifugio. Quindi quella parte di portafoglio dedicata alla protezione verso la svalutazione monetaria potrebbe essere anche allocata in criptovalute. Quindi Ok, questo è sì. l'approccio che noi potremmo Quindi tu seguire. l'associazione oro Bitcoin ce lo vedi, sai che si è parlato tantissimo, no? Del Bitcoin come sostituto dell'oro, ma vero, ma sostituto o come dire accompagnatore? Adesso una parola che mi sono inventata in questo momento, non avevo mai parlato del Bitcoin come accompagnatore dell'oro, però potrebbe essere magari una riflessione giusta. Guarda, sul tema mi ritornano alla mente le parole di Taleb, che diceva effettivamente che non esiste ancora nessuna connessione tra Bitcoin ed inflazione. E questa è la nostra supposizione, in quanto il Bitcoin è un asset finito, diciamo, per statuto, come dice spesso Fugnoli di Kairos. Essendo finito, è addirittura più finito dell'oro perché noi di oro riusciamo ad estrarre ogni anno un po' di più rispetto all'anno precedente. Essendo un asset finito, dovrebbe essere l'unico asset che non va incontro alla svalutazione monetaria. Quindi, Ok, sì. conseguentemente,
potrebbe essere l'accompagnatore dell'oro. Come dice Taleb, però ancora non abbiamo, non sappiamo se effettivamente come lo è stato per loro nel passato, non sappiamo se il Bitcoin riuscirà ad avere una connessione inversa, o meglio, una connessione positiva con l'inflazione. Ad esempio, in quella famosa intervista, Taleb diceva: è possibile che l'inflazione cresca, entriamo in percorsi di iperinflazione e il Bitcoin vada a zero. Ma perché ancora non abbiamo dati storici e ancora non abbiamo Chiaro, osservato chiaro. nei periodi moderni stati di No, iperinflazione. beh, chiaro, non possiamo ancora fare delle statistiche, no? Che poi sono quelle che ci aiutano a comprendere i trend, no? Quindi questo è chiaro. Perciò torniamo al discorso, scusa, abbiamo un po' anche aperto altre parentesi, ma perché insomma, poi viene spontaneo, no? Quando si parla di portafoglio di investimento ideale. Quindi tornando al tema delle obbligazioni, io ti ho interrotto proprio quando tu hai detto, beh, è chiaro che non dobbiamo solo investire in obbligazioni. Quindi, per riprendere il filo del discorso, quindi conviene ancora oggi, no? Inserire delle obbligazioni nei nostri portafogli? Guarda, io in alcuni modelli di portafoglio che abbiamo costruito, già 2 anni fa, ad esempio, puntava, e chi mi segue sui miei canali lo sa, puntavamo il dito sul fatto che non eliminate le obbligazioni, ad esempio inserite obbligazioni indicizzate all'inflazione. Oggi le obbligazioni indicizzate all'inflazione hanno dato dei tassi di rendimento quasi da mercato azionario. Esistono anche altre forme di obbligazioni che performano in un contesto a tassi di interesse crescenti e ad inflazione crescente. Quindi le obbligazioni non vanno eliminate dal portafoglio. Bisogna fare attenzione però a manipolare la duration, che è l'indicatore di rischio principale delle obbligazioni, in funzione del contesto economico nel quale ci troviamo. Rimanendo sempre, ricordando sempre che, come dice Ray Dalio, dobbiamo costruire asset allocation sapendo che non sappiamo quale contesto economico prevarrà nei prossimi 10 anni. Quindi dobbiamo anche essere chiari sul nostro livello di non conoscenza del futuro. Assolutamente sì, assolutamente sì. E comunque mi pare di capire che in generale sia sbagliato, a prescindere dall'asset di cui parliamo, dire no, questo lo eliminiamo, no? È un po' questo il tema di fondo. Ma se tu pensi un po' a 2 anni fa, le materie prime venivano da un super ciclo ribassista, perché poi le materie prime hanno dei cicli molto lunghi, venivano da un super ciclo ribassista per cui venivano snobbate da tutti. Invece poi siamo entrati in un contesto economico diverso, abbiamo fatto uno shift macroeconomico inatteso, cioè con un ritorno dell'inflazione dopo la pandemia, e le materie prime sono cresciute tantissimo. Quindi non esiste un asset che farà sempre bene, un asset che farà sempre male. I mercati sono ciclici, gli asset sono ciclici e li dobbiamo avere in portafoglio secondo una determinata strategia. Assolutamente sì. Ecco, tu mi hai citato, siamo in conclusione, però io voglio dare un input rispetto anche a un tema che stai portando avanti tu. Ripeto, se seguite Gabriele sui social lo vedete chiaramente, ma è anche un tema che mi piacerebbe approfondire magari in una delle prossime puntate. Hai parlato di materie prime? E beh, e tu stai parlando molto, guarda, io sto davanti al tuo profilo Instagram, di uranio. Perché di uranio, Gabriele? Diamo solo un input, poi ci torniamo, come detto, Sì, è magari in una delle prossime puntate. molto interessante analizzare l'andamento dell'uranio perché è uno degli asset su cui si sta creando un po' di, su cui si è creata un po' di euforia, in questo periodo. Tra l'altro, il Wall Street Journal l'ha inserita in quegli asset che possono anche destabilizzare il mercato, visto che stanno raccogliendo sempre più investimenti di soggetti retail che, come al solito, in un momento di euforia, un po' come la classica bolla dei tulipani, sembrano aver trovato l'asset che li farà diventare ricchi. Abbiamo visto picchi straordinari di crescita del prezzo dell'uranio, adesso è un po' ritracciato rispetto, è arrivato a costare 50 dollari per libra, adesso siamo tornati intorno ai 38-39, con crescite assurde. Sicuramente c'è un movimento per il quale l'attenzione dell'uranio è cresciuta in quanto sta crescendo l'attenzione per il nucleare, e quindi l'uranio, da materia prima principale dell'energia nucleare, sta veicolando sempre più interesse. Tra l'altro, sulla crescita del prezzo dell'uranio ultimamente è stato rilevante l'ultimo ETF lanciato dalla casa di investimento Sprott, che
ha introdotto per l'appunto uno strumento di gestione passiva del risparmio su questa materia prima. Tanti movimenti speculativi e fondamentali hanno portato la tensione sull'uranio a crescere parecchio. Il Ok. discorso centrale, noi abbiamo cercato di fare un'analisi complessiva su quello che può essere l'andamento del prezzo dell'uranio, ma il discorso centrale sui temi di finanza personale che facevamo prima è attenzione a farvi prendere da quella che viene chiamata fomo dei mercati e a. Guarda, io mi fermerei qui, ma ti spiego anche perché. A parte, come detto, vorrei tornare in modo più preciso su questo tema, ma visto che abbiamo parlato dell'educazione finanziaria, oltre a tenere presente che quando parliamo di portafogli di investimenti la parola chiave è diversificazione, un'altra cosa che non ci possiamo scordare quando vogliamo stare sui mercati è che i momenti di euforia sono nocivissimi. Cioè, non è che non possiamo essere felici, mancherebbe se il mercato ci dà degli spunti, no? Per cui essere euforici bene, ma questo non si deve tradurre in movimenti azzardati o legati solo a quel momento euforico. Ecco, questa è un'altra regola base. Confermi? Sì, poi questo è un altro grande topic. Guarda, lo studio psicologico, perché poi io sono convinto che la finanza, l'economia siano prima di tutto scienze sociali e psicologiche. Lo studio psicologico del fearing of missing out, dell'euforia, della FOMO, è straordinario. Come si impatta nella testa degli investitori l'euforia e la paura di rimanere fuori da un trend rialzista. Eh sì. È straordinario, è come se fosse un costo per l'investitore che rimane, non aver preso parte a un trend rialzista di un qualcosa, è come se avessi perso qualcosa, ma in realtà non hai perso niente perché non ci hai investito. Va bene, Però certo. instaura quella cosa psicologica per cui devi partecipare al fenomeno euforico. No, assolutamente. Beh, la psicologia. Insomma, non tutti cioè, come dire, la utilizzano per studiare poi la finanza, ma è la prima cosa. Poi c'è tutto anche il ramo della finanza comportamentale, che è un'altra storia, ma comunque, insomma, si lega sempre a questo. Ma insomma, avremo modo, Gabriele. Ci sono tanti begli spunti ed è stata sicuramente una puntata molto interessante. Quindi ti seguiamo naturalmente sui tuoi canali. Grazie per essere stato con noi e peraltro questo contributo sarà visibile anche sul nostro sito lefonti.tv e sulla nostra pagina di YouTube, che vi invito a seguirci, a seguire se non lo fate ancora. Allora, grazie Gabriele Galletta, a presto. A presto a voi. Grazie mille.